Allora, signor Tino Sartori, siamo qui alla Galleria Bolaño. Lei è un tecnico di queste cose che stiamo vedendo in questo momento, queste opere, per usare il gergo corretto, che stiamo vedendo in questo momento. Ci dica qualcosa da tecnico. Sì, niente, io sto esponendo qui alla Galleria Bolaño e sono contento perché è un centro di grande valore culturale dentro della presenza della città di Busto Arsizio. Ho esposto alcune delle mie opere che sono in terracotta e niente, dico un pochettino la chiave di lettura eventualmente di queste opere. Sicuramente una delle chiavi di lettura è che gli elementi raffigurati hanno un valore simbolico e quindi hanno una funzione evocativa. Se sono state nella visione delle opere, ad esempio, si può vedere la presenza di una scala appoggiata magari su un testo, su un libro, appoggiata poi... Si fermi qui perché adesso andiamo a vederle. Sì, va bene, proviamo. Va bene, allora in questa opera noi vediamo una scala che appoggia su un libro, ma la scala a sua volta è appoggiata alla luna e semplicemente vuole esprimere il tentativo di elevarsi e quindi il pensiero che comunque guadagna dell'immaginario, degli spazi nuovi. Ecco, quando dico simbolico, anche qui sono rappresentati dei contenitori che nel loro insieme però sembrano anche delle caravelle, dei vaselli leggeri che si muovono al vento. E questa è la leggerezza del pensiero che lascia che le cose possano fluire. Niente, questa opera è ancora un po' più complessa, nel senso c'è un albero e poi ci sono delle foglie al posto, ci sono dei fogli al posto delle foglie e che esprime il tentativo dell'uomo di essere rivolto come le foglie al cielo, però di essere capace di elevarsi contrariamente alle foglie che sono destinate a cadere. Un altro elemento sono ad esempio i pesci, qui rappresentati in un moto giocoso, quindi con un ritmo allegro. I pesci di per sé sono elementi estremamente interessanti dal punto di vista simbolico perché esprimono la leggerezza dell'esistere, in quanto pur essendo consistenti non portano peso perché il loro peso specifico è uguale a quello dell'acqua, quindi un bel modo di essere.